Mister Zeman riscuote sempre grandi consensi, anche qui a Trento ha sempre trasmesso la gioia per il calcio, lei. Ma io cerco di trasmettere, non sempre riesce, però è importante provarci, spesso secondo me più ci si impegna più riesce meglio. Senta, il campionato di quest'anno le sta piacendo? No, attualmente io spero che il campionato cominci dopo i mondiali, perché per ora ci sono troppe squadre che hanno delle difficoltà a fare un buon calcio, anche per infortuni e per squalifiche. Il Napoli comunque le sembra la più attrezzata, o no? In questo momento Napoli fa risultati migliori, sì. C'è anche una Roma che ha sì incontrato delle battute d'arresto, però c'è grande entusiasmo intorno ai giallorossi. Lei che ne pensa? Ma fa parte da Roma, la Roma c'è pubblico appassionato che segue la squadra, che si interessa e Mourinho è bravo a richiamare quella gente che prima stava a casa. Io Non è da scudetto ancora, però. penso di no, anche se per ora è tutta da giocare. Sorpreso dalle difficoltà della Juventus, Allegri in discussione. Beh, quando non si vince si sono messi tutti in discussione, anche Guardiola che secondo me è il miglior allenatore al momento. E quindi dipende, lui c'ha qualche infortunio in più, qualche squalifica in più e penso che paga anche questo, ma non solo. È normale che uno si stupisce quando Juventus perde a Monza. Però calcio è così, si può perdere con tutti, si può vincere con tutti, alla Juve di solito ha vinto più di perso. Però si parla molto del non gioco della Juve. Anche quello non gioca, perché chi è che gioca? No, In Italia nessuno? giocano poche squadre, quindi se giocano, allora se tu ti vedi Empoli o Udinese, che giocano qualche cosa, però non fanno risultati come devono fare quelli che vogliono vincere il campionato. Italiano può essere definito il suo erede con il suo 4-3-3 oppure comunque può avvicinarsi a lei? Ma lui è cresciuto con me, perché io quando ero all'Icata lui giocava libera nei allievi, e quindi poi lui dice che mi ha seguito, io ho seguito a lui e ha fatto un buon lavoro. Poi Firenze è sempre piazza una delle più difficili per fare calcio, tant'è vero che hanno vinto poco o niente durante la storia, però io spero che lui ce la farà a riuscire a fare le prestazioni alla squadra all'altezza. Ultimissima sulla Lazio, deve trovare un po' di continuità. Secondo lei può essere l'anno in cui si può anche giudicare meglio Sarri? Vabbè, Lazio a parte Sarri ha fatto sempre così, anche sembra che ha imparato qualcosa, poi va a perdere due o tre partite che non si aspettava nessuno. Io spero che quest'anno trova un po' di più continuità. Oggi c'è anche Foggia Pescara, è la sua partita. No, è la partita di Foggia e Pescara, io non so per chi tifare, perché sono stato in tutti e due posti bene, tranne l'ultimo anno, e quindi sono più di là.